Stare al passo con i tempi, più che un proverbio, è diventato forse il motto per eccellenza nel mondo artistico, sempre alla ricerca del nuovo, di quell'originalità che possa distinguersi dai più competitivi. E così lo fa anche il concorso internazionale di chitarra Michele Pittaluca, presente ad Alessandria da oltre mezzo secolo, che per svecchiare la sua immagine ha introdotto tre manifesti creati dall'ingegno di Riccardo Guasco, illustratore, pittore e grafico apprezzato in tutta Italia e anche all'estero. L'idea dei suoi lavori nasce proprio da un sentito bisogno di originalità nei confronti di una manifestazione cui i dettagli sono rimasti ancora molto legati ai primi anni dalla sua nascita. Trasmettere un modello di continuità nel tempo, ma senza stravolgere completamente il suo messaggio. I primi due sono riferimento alla chitarra come strumento di seduzione e complicità, mentre il terzo raffigura un giullare che si sta preparando a salire sul palcoscenico, regalando in questo modo un'immagine più libera, quasi spensierata. Tutti i disegni prodotti sono stati stampati in alcuni esemplari in formato 35x50 e 50x70 su carta da pregio. L'evento, organizzato presso la sede della Fondazione CRAL di Alessandria, è stato introdotto dal presidente Luciano Mariano e dai fratelli Pittaluca. Oltre a Riccardo Guasco c'era anche il chitarrista Marco Temaio, direttore artistico del premio, che ha regalato una sorpresa musicale ai presenti.